Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Buonasera, prima di tutto scusate se vi abbiamo fatto aspettare un po' prima. Venite avanti, dietro non credo che mi vediate. Venite di qua, così ci guardiamo. Allarghiamoci un po', fate un passo indietro, non per allontanarvi, ma per allargarci un po', se no state qui dietro che... Ok, allora, prima di tutto, noi siamo qui, mi sentite, tutto ok? Bene, allora, prima di tutto io sono qui da stamattina, domani mattina abbiamo un altro appuntamento importante a Firenze per ispezionare i cantieri della TAV e tutto quello che è successo intorno a quei cantieri in questi anni. E sono qui per sostenere il vostro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e il vostro candidato presidente di regione che è Giacomo Giannarelli. Io li sostengo convintamente. E non perché li conosca benissimo, io lui è la prima volta che lo vedo. La seconda. Come la seconda? Non l'avevo riconosciuto. Molti di voi come me, magari è la prima o la seconda volta che lo vedono. E lo stesso vale per Giacomo. E io sono qui a chiedervi di votarli. Votarli come presidenti di regione, come presidente di regione, votarlo come sindaco. Votare i loro candidati consiglieri, i loro candidati consiglieri comunali, i consiglieri regionali. Perché? Perché queste persone fanno parte di un progetto che si chiama Movimento 5 Stelle. È nato nel 2009, il giorno in cui avevamo capito che tutti gli altri ci stavano fregando. Ve li ricordate per 10 anni, 20 anni, chi è più grande di me, in TV a dirci che bisognava ridurre i costi della politica, però poi nessuno lo faceva, no? Diceva che dovevamo aspettare una legge e io mi chiedevo come voi, ma perché non comincia a ridursi lo stipendio senza aspettare una legge? Dicevano che il finanziamento pubblico ai partiti non serviva, però poi se lo prendevano a milioni di euro, 50, 60 milioni di euro ogni elezione. E poi ancora, dicevano che le auto blu bisognava ridurle, ma mai uno che fosse sceso dalle auto blu, mai uno che fosse sceso dagli aerei di Stato. Però poi la sera andavano nei talk e andavano a farsi belli e a dirci che erano contro quella roba. Magari andavano allo studio televisivo in auto blu e atterravano con l'aereo di Stato. Allora io quando ho capito che mi stavano fregando, avevo due opportunità, cambiare paese o cambiare il paese. Io ci ho provato, ci stiamo provando, tutte le persone che vedete su questa pedana e tanti altri che hanno allestito questo gazebo, che stanno lavorando da giorni, da mesi, sono quelle persone che stanno provando a cambiare questo paese prima di abbandonarlo. È come quando provi a salvare la nave prima di affondare. Se la salvi, ci salvi tutte le persone su, altrimenti poi la nave affonda e ognuno per sé, lo sappiamo. Allora che cosa significa che io sostengo queste due persone? Sostengo due persone che hanno aderito ad un progetto nel quale ci sono delle regole specifiche, regole chiarissime, 3 regole che ci impediscono di diventare come tutti gli altri. Non siamo persone perfette, però abbiamo capito chiaramente che l'unico modo per cambiare veramente questo paese è che i partiti, le forze politiche, prima ancora delle leggi, impongano delle regole a se stessi. Allora noi abbiamo 3 regole chiare, via i soldi dalla politica. Avete di fronte un parlamentare che si taglia oltre metà dello stipendio, come Alfonso Bonafede, come gli altri parlamentari italiani, come i parlamentari europei. Ci tagliamo lo stipendio e li mettiamo su un fondo che in 2 anni è arrivato a 10 milioni di euro, 10 milioni di euro che servono a far partire nuove imprese per giovani o meno giovani disoccupati che avranno un'opportunità nuova di creare un'impresa e quindi di creare posti di lavoro. E io spero che arrivi il prima possibile, il giorno in cui, penso che è questione di un paio di mesi, in cui io e Giacomo, speriamo Giacomo come presidente di regione, lui come presidente, Zanni come presidente e come sindaco di Viareggio,
queste persone, veniamo qui con queste persone e vi presentiamo i primi cittadini italiani che avranno avuto aperto un'impresa o avuto un posto di lavoro grazie ai soldi dei nostri stipendi. È una cosa che non è mai successa, mai successa. Ci abbiamo lavorato 2 anni per creare il meccanismo. Questa non è una misura che risolve i problemi del paese. Noi aiuteremo solo, tra virgolette, 2000 imprese e una al giorno per oltre 10 anni. Però non è questo il punto. Quei 10 milioni di euro dei nostri stipendi, 140 persone in tutto, lette nelle istituzioni della Repubblica, potrebbero diventare 10 miliardi di euro. Se tutti i politici si tagliassero lo stipendio in questo paese, dall'ultimo consigliere comunale al presidente del Consiglio dei Ministri, nessuno lo ha mai fatto nella storia dell'Occidente, solo il Movimento 5 Stelle, ma ha un altro valore. Noi i soldi non li vogliamo. I 40-50 milioni di euro di rimborsi elettorali che potevamo avere non li vogliamo per 2 ragioni. Uno, avete votato voi, molti di voi, nel 93 un referendum che bloccava il finanziamento pubblico ai partiti, e quindi noi rispettiamo il vostro voto. Ma la seconda cosa è ancora più importante: i soldi corrompono la politica. Se cacci fuori i soldi dalla politica, la politica diventa una cosa bellissima, e a me fa più piacere stare su questa pedana che su un mega palco da 150.000 euro pagato con i soldi vostri. Seconda cosa, queste persone qui, che stanno qui, e quelle che non vedete candidate nelle liste, sono persone che devono rispettare una regola: la politica come missione. Se ne riempiono tutti la bocca, ve l'avranno detto in decine di anni: sì, per noi la politica è una missione, un servizio al cittadino. Poi entravano là dentro e con i soldi delle vostre tasse si facevano il banco, ma se ne andavano a fare gli affari loro. Hanno sempre fatto così, no? Negli anni. Come si inverte questa tendenza? Mica solo mettendo delle persone oneste. Per me Giacomo è una persona onesta, lui è una persona onesta, siamo tutti persone oneste. Però qual è il punto? Che noi dobbiamo mettere un limite alla permanenza delle persone nelle istituzioni, perché il problema vero è che per 20 e 30 anni abbiamo avuto sempre le stesse persone. Io ho ancora Buttiglione a fianco, c'ho ancora la Bimbi a fianco, cioè nei banchi vicino a me ci sono persone che fanno politica, i miei genitori ancora si dovevano conoscere, figuriamoci farne. Come si blocca questo meccanismo del politico che entra nelle istituzioni e poi pensa sempre a come farsi rieleggere e poi farsi rieleggere, no? È un po' come un surfista che vuole stare sempre sulla cresta dell'onda. La prima volta viene eletto anche per consenso, la seconda volta le persone ti dicono vabbè dai, vai avanti, entra anche tu, di nuovo ti diamo un'altra possibilità, ma alla terza lo sa anche lui che non c'ha più un voto di consenso. Allora che comincia a fare? Comincia a fare clientele, promesse che non può mantenere, comprare voti. Questo ha creato il meccanismo del voto di scambio negli anni. Politici che smettevano il giorno dopo le elezioni di pensare al programma che vi avevano detto il giorno prima delle elezioni e cominciavano a pensare a come rinnovarsi il proprio contratto di lavoro, la propria poltrona nella politica. Noi abbiamo inserito una regola semplice: massimo 2 mandati. Entri nelle istituzioni? Ti fai eleggere una volta? Giacomo entra in Toscana, si fa eleggere una volta? Solo un'altra volta si può candidare per essere eletto. Dopodiché torna a lavorare, una parola sconosciuta al vocabolario della politica. E molti dicono vabbè, ma se avessimo avuto questa regola non avremmo avuto De Gasperi, non avremmo avuto Pertini, ma non avremmo avuto neanche un mucchio di persone tipo Gasparri, non avremmo avuto un mucchio di persone tipo tutti quei personaggi che negli anni stazionano nelle istituzioni a spese vostre. E soprattutto, se Giacomo entra in Regione Toscana e sa che ha solo 2 mandati per realizzare tutto quello che deve fare e poi deve tornare al suo lavoro, secondo voi quanto sarà motivato a migliorare il mondo in cui lui dovrà tornare a lavorare insieme alla sua famiglia, ai suoi figli dopo? E questo è il valore che noi vogliamo portare nella politica italiana.
questa è una regola già esistente, non abbiamo aspettato nessuna legge, io anche la devo rispettare, la dobbiamo rispettare tutti, massimo due mandati, poi torni alla tua vita, e se la tua vita quando ritorni è peggio di quella di prima, fatti qualche domanda, perché vuol dire che non hai lavorato bene, perché non hai migliorato il paese in cui dovevi tornare a lavorare, e così ti aspetteranno i cittadini per chiedertene anche conto. Terza cosa, la cosa che è più scontata nel resto d'Europa ma più rivoluzionaria in Italia, l'ho detto tutta la giornata, lo ripeto ancora, se fossimo in Svizzera o in Germania e io vi dicessi, e voi foste tedeschi, svizzeri, e vi dicessi, signori, nelle nostre liste non si candidano né indagati né condannati, tutti quanti mi ridereste dietro, mi direste che notizia è, che regola è, una cosa normale, solo che qui invece fa curriculum se sei indagato o condannato, e entri nelle liste con più facilità se sei indagato o condannato, lo sappiamo benissimo, no? Allora, una norma sana è: non ti puoi candidare se sei indagato o sei condannato. Perché? Io sono garantista, come garantista la Costituzione italiana, e dice che c'è la presunzione di innocenza. Ma in politica c'è un altro problema, non è la presunzione di innocenza. È il problema che se tu entri nelle istituzioni e sei un indagato e hai un processo in corso per abuso d'ufficio, poi sono sempre gli stessi reati, no? I loro reati, reati contro la pubblica amministrazione, tangenti, danni erariali, no? Come fai tu ad amministrare serenamente se magari il testimone del tuo processo è il funzionario del tuo comune? Come fai ad amministrare serenamente se un testimone o un accusatore nel tuo processo è uno che lavora nel tuo comune e lavora per te? Tu comincerai a fargli stalking e poi si creano una serie di dinamiche interne, alla fine quello utilizzerà tutto il possibile, tutto mobbing, tutto il possibile, tutti gli strumenti che può utilizzare per salvarsi la pelle, e alla fine i cittadini se li dimenticherà, utilizzerà ancora una volta l'amministrazione per salvarsi la pelle dalle grane giudiziarie. Ed è per questo che noi non candidiamo gente indagata o condannata, è ricattabile, la ricattabilità è il primo strumento di controllo della politica, prima ancora dei soldi, prima ancora di tutto quello che gira nella politica, c'è la ricattabilità, cioè se sei una persona che ha sbagliato, si utilizza quel tuo sbaglio per controllarti. Questo vale in qualsiasi ambito della società, ma soprattutto in politica. E allora io non voglio metterti in condizione di essere ricattabile o controllabile, io voglio metterti in condizione di essere una persona serena che si affronterà i suoi processi, ma lascia stare la politica, perché la politica non è una barca su cui salgono le persone per stare meglio, la politica è un luogo, le istituzioni sono un luogo dove chi entra deve far stare meglio quelli fuori, non quelli dentro, e questa è la differenza che vogliamo portare nel nostro paese. Allora capite che con queste tre regole io posso sostenere chiunque, perché se non le rispettano le cacciamo. Se non hanno i requisiti non li possiamo neanche candidare. Anche in Toscana avrete dei consiglieri regionali, speriamo in maggioranza e non all'opposizione. Dateci questa opportunità, prendiamocela questa opportunità. Avremo dei consiglieri regionali che si taglieranno lo stipendio e faranno progetti di microimpresa per far crescere nuove imprese, per far crescere nuovi posti di lavoro. Si inventeranno lo strumento migliore per questa regione. Ma la cosa importante, quindi capirete, è che ogni eletto nostro è un seggio in meno per loro, vi costa la metà e vi torna sotto forma di posti di lavoro. È una manovra economica eleggere la gente del Movimento 5 Stelle. E questo è un punto. Queste sono le cose base, cioè sono il programma che cominceremo ad attuare dal giorno dopo, che sia un consigliere regionale, uno solo, ossia il presidente di regione, queste cose il giorno dopo le possiamo fare, perché attengono alla nostra libertà di individui e ci prendiamo la libertà di tagliarci lo stipendio, di rinunciare ai rimborsi elettorali, di darci una regola etica di massimo due mandati, e capirete che queste sono regole prima di tutto anticorruzione, perché se tu i politici li metti a fame dal punto di vista dei soldi, li metti a lavorare perché hanno poco tempo per stare nelle istituzioni e non sono né indagati né condannati, hai rinnovato in un solo colpo la classe politica che ti governa, e questa è la base. Però voi state affrontando le elezioni comunali, e le elezioni comunali hanno un'altra peculiarità.
quella frase che ci hanno detto decine di migliaia di volte: non ci sono soldi, questa cosa non si può fare, non ci sono soldi, quella strada non si può aggiustare, non ci sono soldi, il lungomare non si può rinnovare, sto buttandoli a caso. Noi abbiamo 10 sindaci, abbiamo eletto 10 sindaci in comuni con enormi difficoltà. Più che dei sindaci, i cittadini hanno eletto dei liquidatori fallimentari, perché i debiti che avevano lasciato, quelli di prima, erano così grandi che veramente c'era da andare lì e consegnare i libri in tribunale. Ma non ci siamo lasciati scoraggiare, abbiamo eletto sindaci di 28 anni, di 45 anni, di 50 anni. Persone che hanno una sola e unica capacità, la consapevolezza di sapere e di non sapere tutto. A noi ci hanno rovinato i tuttologi in questo paese, guardate il governo Monti che cosa ha fatto, ci diceva la legge Fornero è costituzionale la legge Fornero, oggi abbiamo un buco di bilancio di 15 miliardi di euro, di soldi, perché dovevano fare la legge Fornero per mandare i soldi in Europa, e allora adesso non diamo più i soldi all'Europa ma paghiamo i pensionati, perché i pensionati devono avere quei soldi, e non esiste che non si paghino, è inutile che si inventano le scuse, sforino il patto del 3%, facciano quello che vogliono, ma i pensionati devono avere i soldi dopo quella sentenza. Noi non abbiamo mai, mai utilizzato la frase non ci sono soldi, non possiamo fare queste cose. Ci ingegniamo, Pomezia, comune ad alta infiltrazione camorristica, nel Lazio, un sindaco di 28 anni, 200 milioni di euro di debiti aveva quando è arrivato a fare il sindaco, che gli avevano lasciato PD e Forza Italia. Mi ha chiamato 2 mesi fa, Luigi, io ho già 4 milioni di euro in attivo, estinto il debito, ho risolto quello, ho detto come cavolo hai fatto? 200 milioni di euro di debito. Da noi. Lui mi ha spiegato con molta semplicità che ha tagliato le cose inutili, ha cominciato a tagliare tutte le spese inutili a tal punto che gli è avanzato anche un po' di soldi, e quei soldi che avanzano noi non ci arroghiamo la presunzione di utilizzarli come ci pare e piace. Abbiamo un programma, è vero, ma se io ho 4 milioni di euro come a Pomezia in più, devo scegliere insieme a voi che me le avete dati quei 4 milioni di euro, perché sono i soldi delle vostre tasse, come utilizzarli quei soldi? E vi spiego come facciamo. Lui riunisce i cittadini e gli chiede, abbiamo 4 milioni di euro, scegliete, non paghiamo la TASI, investiamo in edilizia scolastica, sistemiamo le strade, e allora da una parte a Semini e Ragusa i cittadini non pagano più la TASI perché avevamo così tanti soldi che non servivano più tutte quelle tasse, e così le abbiamo abbassate, entrano meno soldi e voi risparmiate soldi che andate a spendere magari, oppure che vi servono per arrivare a fine mese a chi non ci arrivava, e abbiamo fatto un favore a voi che pagate meno tasse e al comune che ha meno problemi per spenderli, perché poi spendere i soldi nelle amministrazioni pubbliche sono sempre un rischio. E a questo aggiungiamo un'altra cosa, in altri comuni invece questi soldi li mettiamo in altre opere, per esempio a Ragusa abbiamo istituito un reddito di cittadinanza a livello comunale. Che cosa significa reddito di cittadinanza a livello comunale? Che se ci sono famiglie indigenti, che significa che vivono sotto la soglia di povertà, lo sapete quant'è la soglia di povertà in Italia? 780 euro al mese, ci sono professionisti, insegnanti, pensionati, per noi il povero è sempre lo straccione, invece il povero oggi è anche un avvocato, il povero è anche un pensionato, secondo l'Unione Europea 780 euro al mese è la soglia di dignità sotto la quale non si può essere autosufficienti. E allora noi che facciamo nei comuni dove governiamo, dove ce la facciamo? Prendiamo i soldi dagli sprechi, diamo un assegno sociale ai cittadini che non ce la fanno, ma in cambio chiamiamo le aziende del circondario, per esempio a Ragusa c'è una grande realtà agricola, e gli diciamo cosa ti serve, quali figure professionali ti servono, queste, bene, allora io formo le persone che prendono l'assegno sociale in questo mestiere e poi te le mando, così che possano entrare nel circuito del lavoro, e io mi sono sgravato dal fatto che quelle persone che non avevano lavoro o guadagnavano troppo poco pesavano sui servizi sociali del comune, e quindi io ci ho guadagnato nel fare quell'operazione. Succede in tutta Europa, gli unici a cui lo hanno nascosto per 30 anni sono gli italiani, e a questo dobbiamo ringraziare la sinistra che diceva di stare dalla parte del popolo. Non abbiamo
fatto come tutti gli altri. Vabbè, Equitalia è cattiva, però ce la dobbiamo tenere. Chi l'ha detto che Equitalia è l'unico ente di riscossione in Italia? È una cavolata. Equitalia è un ente che si è preso la responsabilità per anni che la politica non voleva prendersi, quella di far fallire le aziende. Tutti ci hanno detto che era colpa di Equitalia, ma chi l'ha istituita Equitalia? I partiti di destra e sinistra in cui hanno messo i loro amici a lavorare per 20 anni. Prima si chiamava Just Line, poi l'hanno chiamata Equitalia, poi magari gli cambieranno nome perché diventa troppo impopolare. Nei nostri comuni Equitalia non esiste più, l'abbiamo cacciata e la riscossione ce la facciamo noi. Che non significa che chi deve pagare non paga, significa che se tu mi devi 100 euro come negoziante e non riesci a darmene 100, non ha nessun senso che tra 3 mesi ti mando una cartella esattoriale di 500 o 1000 euro, perché comunque non le potrai pagare quei soldi. Allora come facciamo noi? Facciamo in un altro modo. Tu mi devi 100 euro, mi devi 300 euro? Allora io ti devo mettere in condizioni di pagare, non di fallire e di suicidarti. Quindi facciamo un piano di dilazione, un piano di rientro, se vuoi ti aiuto anche con il business plan del tuo negozio e vedi di far rientrare quei soldi. Se sei onesto mi segui, se sei disonesto allora poi ce la vediamo direttamente in procura, ti denuncio. Non c'è il problema delle cartelle mega milionarie che nessuno poi riesce a riscuotere. L'acqua, io credevo di venire da una delle province in cui si paga di più di acqua, io sono nella provincia di Napoli, e invece ho scoperto tramite Giacomo che voi siete la regione che ha la bolletta idrica più alta d'Italia. Ci hanno raccontato per anni quella barzelletta, più che una leggenda, una barzelletta: entra il privato nei servizi pubblici e i servizi pubblici funzionano meglio, perché il privato, siccome deve lucrare, fa meglio, è efficiente. Non ci avevano mai detto però che quando privatizzavano l'acqua facevano i bandi su misura per i loro amici privati, che sono entrati là dentro e più che gli imprenditori hanno fatto i prenditori, hanno utilizzato i nostri soldi delle nostre bollette, e ogni mese voi pagate di più e loro si spartiscono più dividendi, più quote di utile. Ma l'acqua è pubblica anche perché è una sola nel regime di concorrenza. Non è che c'è una giacca fatta migliore e una giacca fatta peggio. C'è una sola acqua che ci danno dal rubinetto, non è che avete delle acque differenti. Allora perché in regioni differenti o in comuni differenti si deve pagare in maniera differente? È una follia. Noi ci riprendiamo l'acqua, abbassiamo del 20% la bolletta idrica e i soldi che avanzano li reinvestiamo in condutture idriche, in efficienza delle condutture idriche che evitano la dispersione. Dove c'è anche l'amianto, tra l'altro, in molte condutture. Allora, capite, queste cose che vi ho raccontato non sono un programma, cioè saranno sicuramente nel loro programma, ma sono cose già realizzate in altri posti d'Italia, dove io ogni giorno ci sindaci, chi sta peggio, chi sta meglio, ma ognuno fa tutto quello che può. Abbiamo un sindaco a Bagheria, non in Svizzera, in provincia di Palermo, che non aveva un euro quando si è insediato, aveva un bilancio del comune di 50 milioni di euro con 40 milioni di euro di debito, non riusciva neanche a pagare gli stipendi ai dipendenti. Ma quando è arrivato lì, lui aveva un programma da rispettare e ha fatto di tutto, a tal punto che ha riunito i suoi assessori, la sua giunta, lui stesso, e si sono detti: va bene, allora lo stipendio non lo prendiamo proprio, con quei soldi almeno tappiamo le buche, sistemiamo le aiuole, aiutiamo i servizi sociali essenziali, facciamo decollare il comune e poi lo facciamo rientrare. Andate a vedere, Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria, 27 anni, non prende un euro e sistema il suo comune così. Serve a risolvere tutti i problemi del comune? No, ma serve a sistemare almeno quello che è essenziale. Capite? Noi con queste regole abbiamo fatto bingo, perché o lavoriamo oppure ce ne andiamo, non abbiamo altra chance, non possiamo spiaggiare nelle istituzioni. E io solo questo vorrei dirvi: il 31 maggio si vota, ma non lo sa nessuno. Non c'è nessuna intenzione di far sapere, nessun interesse a far sapere che si vota il 31 maggio in 7 regioni italiane, tra le più popolose: Liguria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia. E perché non si vuole far sapere? Perché lo sappiamo bene e lo sanno bene loro, i partiti, che si nutrono dell'astensionismo.
In Calabria e in Emilia Romagna, le ultime elezioni regionali di novembre, hanno vinto le elezioni perché oltre il 50% dei loro concittadini non è andato a votare. E quindi vince un partito di minoranza, il quale non governerà mai per la maggioranza dei cittadini perché non ne ha il mandato. Prima lo diceva Fabio sul voto di scambio, ma in generale la più grande vittoria che ci possiamo prendere come comunità di persone che la domenica sera stanno sul lungomare ad ascoltare 3-4 persone su una pedana che tra poco caschiamo anche, la più grande sfida che possiamo prenderci noi che stiamo qua stasera è far andare a votare i toscani e non dargliela vinta, perché loro si nutrono dell'astensionismo, noi ci nutriamo di voti, di partecipazione, di espressione della propria opinione. Il voto non serve a niente se non è preceduto da una fase di consapevolezza e non è seguito da una fase del controllo dell'eletto. Dovete stargli addosso a questi qua, cioè li dovete controllare come controllate me, come controllate Alfonso. Quindi noi abbiamo di fronte queste opportunità, la possibilità di mandare delle persone normali nelle nostre istituzioni, delle persone oneste che il giorno dopo le elezioni faranno la cosa più rivoluzionaria che si possa fare in questo paese, realizzare il programma elettorale. Quante sono? 10 punti, 20 punti, si mette lì e li comincia a spuntare, quando ha finito se ne può andare a casa. Il giorno in cui questa cosa succederà in tutte le forze politiche, cioè che quelli che dicono una cosa prima delle elezioni la fanno dopo le elezioni, del Movimento 5 Stelle non ci sarà neanche più bisogno. Noi torneremo al nostro lavoro e alla nostra vita, ve lo assicuro. Non è rispettoso dirvi che è stancante. Il lavoro stancante è quello dell'operaio, il lavoro stancante è quello di chi non ha un lavoro e lo cerca ogni giorno. Non è rispettoso dirvi che è stancante, ma vi posso assicurare che fare questo ruolo e svolgere questi ruoli seriamente richiede responsabilità, tempo, metti da parte la famiglia, metti da parte la tua vita personale. È una missione. E allora questa missione deve arrivare a compimento, non deve essere una missione a tempo indeterminato. Noi vogliamo fornirvi gli strumenti per partecipare direttamente alla vita politica. Il giorno in cui questo succederà, che avrete degli strumenti per cui il vostro sindaco dovrà chiedervi come spendere i soldi delle vostre tasse, il presidente di regione dovrà chiedervi se investire milioni di euro in mobilità o nell'ennesima clinica privata a cui dare sovvenzionamenti. Il giorno in cui questo succederà, e succede in tutta Europa, noi non ci saremo più e saremo contenti di stare da questa parte, di stare tra di voi, e ci facciamo una bella passeggiata, perché c'è anche di meglio da fare che stare qui a parlare di politica. Però in questo momento dell'Italia ce n'è un disperato bisogno di sentire temi politici e di affrontare temi politici. Sette le regioni al voto, sette le inchieste. Le più grandi inchieste di corruzione dell'ultimo anno: Mafia Capitale, Expo, Mose, Ischia, Gargano, Emilia, Firenze, Sistema. In tutte queste inchieste, ogni inchiesta di questa ha un grande fascicolo, no? In cui il PM ha scritto, in cui i giudici hanno scritto tutto quello che dovevano scrivere, raccontano le indagini. Ognuna di queste, di questi fascicoli, migliaia di pagine, hanno dentro i partiti che oggi governano questo paese o che lo hanno governato. Andate a vedere, in ogni grande indagine di corruzione ci sono sempre loro. Ci sono loro, c'è una cooperativa o una società e c'è un clan mafioso, sempre. E poi ci siamo anche noi. Me lo fece notare un poliziotto a Fiumicino un mese fa. Mi disse: io vi ho votato perché pensavo che nelle carte delle inchieste non sareste mai apparsi. Poi mi sono dovuto ricredere, siete stati capaci di meravigliarmi anche in questo. Vi ho votato di nuovo, con più convinzione, perché voi ci siete nelle carte delle inchieste, siete nelle intercettazioni telefoniche, mentre gli altri sono sempre tra gli indagati e i condannati, voi siete sempre tra le bestemmie dei mafiosi e dei corrotti a cui avete dato fastidio nel vostro mandato. Io vi chiedo di seguire questo metro. Leggetevi due cose: l'inchiesta sugli appalti che ha coinvolto Lupi, quella di Incalza che ha portato all'arresto di Incalza, Ercole Incalza, funzionario del Ministero dei Trasporti, e leggetevi l'intercettazione di Mafia Capitale.
Partiamo dall'ultima, il boss Carminati, della nuova mafia che si è creata, perché come se non bastassero le mafie che già avevamo, se ne è creata un'altra a Roma, se la chiamano mafia capitale. Il boss si chiamava e si chiama Carminati. In un'intercettazione telefonica a febbraio del 2013, subito dopo che il Movimento 5 Stelle prese il 25% alle elezioni nazionali, parla con un suo compare e dice: accidenti, ha vinto Grillo. Se al Comune di Roma, alle elezioni del Comune di Roma, che ci sarebbero state due mesi dopo, vincerà il Movimento 5 Stelle, noi siamo fregati, non ci siamo più, dobbiamo spingere per il PD. Ha detto tutto. Avranno spinto perché poi ha vinto. Hanno vinto. Però poi il presidente del Consiglio Comunale di Roma si è dovuto dimettere perché gli è piombata addosso l'indagine mafia capitale, gli assessori sono caduti, adesso c'è Marino che si erge a grande difensore della legalità e i romani li vedo non poco preoccupati su questa cosa. Ma noi quell'intercettazione ce la siamo stampata e ce la siamo messa negli uffici a Montecitorio, perché è una medaglia in petto, la mafia ha paura di noi, ha paura di voi, ha paura di voi e del vostro voto. Seconda cosa, inchiesta su Incalza, quella che vi ho detto, ci sono due persone che parlano in intercettazione telefonica e dicono: questi rompi coglioni, scusate il termine, cito testualmente, questi rompi coglioni del Movimento 5 Stelle stanno facendo un'interrogazione su Incalza, dobbiamo chiamare l'avvocato di Incalza che scriverà la risposta che poi Lupi leggerà in aula al Movimento 5 Stelle. Questa cosa ha avuto una valenza dal punto di vista delle inchieste giudiziarie, un'interrogazione parlamentare, niente di che, Michele Dell'Orchio e Alessandro Di Battista l'hanno fatta. E questa cosa ha avuto una rilevanza talmente tanto che è finita nel dispositivo del giudice, nelle 1000 pagine che sono state presentate e accompagnavano l'inchiesta e l'arresto di Ercole Incalza. Allora basterebbe leggere un paio di queste cose che nessuno vi dice, come nessuno vi dice tutte le cose che abbiamo fatto, quelle che vi ho raccontato stasera, quello che siamo, per scegliere chi votare. Non è una questione di persone, non cadiamo nel tranello che vabbè, quello è del PD ma è una brava persona, quello è di Forza Italia ma è una brava persona. Cambiano le maschere, ma il sistema politico rimane sempre lo stesso, con gli stessi metodi. Non vi fate fregare, non vi fate fregare. Io mi sono fatto fregare per anni così, nel mio comune il PD, la sinistra, cambiava sempre i volti, io dicevo vabbè, ma quella è una brava persona, bisogna votarlo, quello è uno bravo a fare la maschera, a fare la testa di legno, nient'altro, ed è l'utile idiota che serve ai partiti per rinnovarsi. E lo avete visto anche con il presidente del Consiglio attuale, vostro conterraneo. Purtroppo, no, ma senza fischi, veramente, io non lo nomino neanche. Ma la cosa è una, è semplicemente l'espressione del solito metodo politico, promettere e non fare, rassicurare quando il momento è drammatico. Voi tutti, e non ve lo devo dire io, vi svegliate ogni mattina e vi chiedete se state meglio di un giorno fa, se la vostra famiglia sta meglio di un mese fa o di un anno fa. Poi accendete il TG e quello vi dice che le cose vanno meglio. Però a voi vanno sempre peggio. E allora che cosa succede? Che a un certo punto non crediamo più a quelle parole che stanno lì e non andiamo più a votare. Ma io sono qui per dirvi che le cose che vi ho raccontato sono cose fatte, sono cose serie. Non siamo tutti uguali. Vi prego, non accomunateci a quella roba lì. Non accomunateci a quella roba lì. Di qualunque colore essi siano, non sono politica, fanno solo gli affari loro. E quindi ricominciamo insieme con delle persone normali che con la loro normalità, entrando nelle istituzioni, faranno una rivoluzione. Tutte le persone normali che sono entrate con principi normali nelle istituzioni, in Parlamento e in Senato, alla Camera, al Senato, nei comuni, hanno fatto solo una cosa: ricordarsi chi erano, ricordati chi eravamo. Entravano lì dentro, si ricordavano i loro problemi e cominciavano a risolverli. È così che esiste una norma in Italia, che solo questa vi spiego, poi veramente basta. Questa norma dice una cosa molto semplice:
Voi siete imprenditori, avete fatto dei lavori per il comune non vi paga da 2 anni, ma lo Stato vi chiede le tasse e vi manda Equitalia perché non le riuscite a pagare e vi comincia a togliere anche i macchinari, vi toglie gli strumenti, pignora gli immobili, ma voi siete sempre creditori dello Stato, dovete avere dei soldi dalla pubblica amministrazione e perciò non riuscite a pagare le tasse. Questa cosa andava avanti da anni e dopo la crisi del 2008 ha provocato il suicidio di 4.000 imprenditori in Italia, la morsa tra credito pubblico e debito che aveva l'impresa con lo Stato. Noi abbiamo fatto una norma semplicissima che è legge da 2 anni e che dice che se sei un imprenditore che deve avere soldi dallo Stato, tu non paghi più le tasse finché non hai raggiunto i soldi che ti deve lo Stato. Se voi doveste avere dei soldi da qualcuno e doveste darli a qualcun altro, li mettete in contatto, non gli mandate Equitalia. Questa è una norma che è entrata lì dentro attraverso i nostri colleghi che facevano gli imprenditori, sono entrati in commissione attività produttiva, hanno detto: signori, è inutile che parlate del PIL e di tutta sta roba qua, noi abbiamo dei problemi seri lì fuori. Fantinati, Mattia, un nostro deputato della commissione attività produttiva, aveva un'impresa di 3 dipendenti, aveva questo problema, ha detto chiaramente: qua ci sono centinaia di imprese che hanno questo problema, lo vogliamo risolvere o volete parlare sempre della macroeconomia? Tutti quanti rimasero scandalizzati, erano 30 anni che non mettevano piedi fuori dal palazzo, non sapevano neanche quali erano i problemi delle persone. Allora quando mandi persone lì dentro che ci stanno da poco, non è che peccano di esperienza, sono persone eccellenti nell'esperienza fuori dalle istituzioni. Noi non dobbiamo mandare persone lì dentro che hanno esperienza lì dentro, noi dobbiamo mandare persone lì dentro che hanno poca esperienza dentro e molta esperienza fuori. Quindi, giusto per ricordarvelo, il candidato di punta del Partito Democratico è uno che ci sta da 15 anni in gioco in questa regione, ha fatto il vostro assessore alla sanità. Queste persone non sono meritevoli perché ci stanno da più tempo, queste persone ci stanno là dentro da troppo, hanno dimenticato i vostri problemi. Noi dobbiamo mandare lì dentro persone che i problemi se li ricordano. Rossi faceva politica da quando io sarei nato un anno dopo che Rossi fa politica, come Salvini che fa politica quando aveva 4 anni e mi viene a dire a me nei talk: dobbiamo risolvere il problema dell'immigrazione, ti paghiamo dal 94, e cacchio hai fatto da 20 anni, da 28 anni? Anche il problema dell'immigrazione è legato a mafia capitale, a grandi scandali, c'era gente che si mandavano gli sms, sono usciti nelle intercettazioni telefoniche che si dicevano: vi auguro un Natale con più immigrati arrivavano più loro lucravano, e c'erano tutti i partiti dentro. Maroni ha dato 30 milioni di euro della Lega ai campi Rom di Roma per poi farli passare dentro a quei sistemi di Roma, del comune di Roma, delle mafie romane che lucravano sui campi Rom. Quindi che significa? Se togli di mezzo il campo Rom non lucravano più, e più Roma arrivavano più ci lucravano. Allora questo paese dal punto di vista dell'immigrazione lo si è voluto trasformare in una grande pentola a pressione nella quale più c'è emergenza più ci sono soldi che si devono dare senza appalti. Se tu dai soldi senza appalti decidi di darli agli amici degli amici. Come si sgonfia questo pallone che sta per esplodere? Perché l'immigrazione non è un problema, è un disastro in questo momento. Si sgonfia con una cosa che loro hanno creato e noi la dobbiamo eliminare, si chiama regolamento di Dublino, è quell'accidenti di regolamento firmato da Lega e dal governo Berlusconi avallato dal PD che dice che chiunque sbarca nel nostro paese ce lo dobbiamo sobbarcare noi come paese. Ma io voglio capire, quando è che arriverà qualcuno, sbarcherà con la nave in Germania? Mai. Allora se in Italia arrivano 100 profughi richiedenti asilo, clandestini, noi 2 ce li possiamo tenere, ma tutti gli altri 98 se li devono prendere gli altri paesi d'Europa distribuiti nel resto d'Europa. È una norma, si chiama regolamento di Dublino, noi abbiamo dichiarato guerra e vogliamo affrontare
sfondare il regolamento di Dublino, non i barconi, perché quella è fantascienza. Là si entra in guerra con altri paesi se tu usi armi contro navi che battono bandiera di un altro paese o addirittura navi che partono dalle coste di altri paesi. Noi vogliamo smetterla di fare gli idioti in Italia, perché in questo momento abbiamo una classe politica che finge di voler risolvere il problema, ma sa che se noi sgonfiamo questo pallone, cioè se ce ne teniamo 3 su 100, è finita l'emergenza, non ci sono più centri d'accoglienza con milioni di euro di soldi nostri, non ci sono più 48 euro che non arrivano all'immigrato, i 48 euro arrivano ad una cooperativa che poi molto spesso se ne tiene 40 e ne dà solo 8 in servizi e ci lucra sopra. Finisce il business, ogni problema in questo paese non si è mai voluto risolvere perché c'era un business intorno a quel problema, anzi si sperava che si alimentasse sempre di più. Allora non ci facciamo fregare da quelli che stanno in politica da 20 anni e dicono che bisogna risolvere questo problema, perché lo sanno anche loro che il giorno in cui si risolve questo problema loro sono finiti, perché oltre al business ci lucrano politicamente, è il loro core business politico. Ho finito, grazie. Giacomo Giannarelli, presidente della regione Toscana. Mamma mia, una poesia dice: lentamente muore chi non ribalta il tavolo, lentamente muore chi non ribalta il tavolo. Ribaltiamo il tavolo il 31 maggio. Forza, Movimento 5 Stelle, forza!